Buonasera a tutti, agli amici che ci seguono via Zoom e agli amici che ci seguono su Facebook, sulla pagina dell'Ecomuseo di Saganis e su quella di Slow Food condotta del Pordenonese. Questo è il nostro secondo appuntamento di Esperti in Erbe, il nostro tavolo di lavoro dell'Ecomuseo di Natura e Colore, e lascio la parola alla Presidente Rita Bressa per i saluti. Buonasera a tutti presenti qui su Zoom e anche quelli che ci seguono in diretta. Come diceva Margherita, siamo al secondo appuntamento di questo tavolo che è iniziato parlando del pastif, cioè di questa rapa particolare che viene prodotta e viene coltivata in Valcellina. Dietro a questi incontri che si sono tenuti parte appunto via online, parte anche in presenza, Cimolais, c'è un progetto che è quello di rivalutazione di Starappa a Milano che veniva coltivato in Valcellina da tantissimo tempo. E con noi c'è anche Paolo Emilio che segue, per quanto riguarda la parte slow food, segue la promozione della rapa. Quindi darei la parola a lui e poi diamo la parola a Stefano Favot che da anni produce anche questa rapa, ma produce anche altro nella piana di Pinedo. L'anno scorso con Marco dell'azienda Montisiero abbiamo parlato delle coltivazioni, altri tipi di coltivazioni nella piana di Pinedo, in questo caso della Stella Alpina, ad esempio. Ci ha raccontato che la piana di Pinedo ha delle particolarità, delle peculiarità rispetto ad altre zone. Magari poi sentiamo anche Stefano cosa ci racconta della sua esperienza pluridecennale di coltivazione in questa zona particolare delle nostre montagne. Lascerei la parola ad Emilio, Paolo Emilio, che ci dice un po', ci racconta qual è il percorso che hai intenzione di fare i coltivatori e gli albergatori di questo territorio insieme ai sindaci. Ecco, questo volevo ringraziare oltre che voi anche i sindaci di Cimolais, di Erto e di Barcis, che in questo progetto ci stanno credendo, hanno creduto e ci stanno credendo insieme all'Ecomuseo e hanno costituito un team di lavoro proprio per portare avanti la valorizzazione di questo prodotto che prima naturalmente è prodotto, poi viene oltre che coltivato, viene poi anche conservato e alla fine anche c'è una pietanza. Abbiamo avuto l'altra settimana La Rise, un cuoco che ci ha raccontato ad esempio delle particolarità probiotiche del cibo fermentato, perché la rapa poi viene conservata in un modo particolare per ottenere una particolare fermentazione. Paolo, ti lascio la parola. Paolo, non mi senti? Non ti sentiamo, non mi senti? Ha scritto che ha problemi di audio, però provo a contattarlo un attimo. Allora, magari diamo la parola dopo a Paolo che ci racconterà il percorso che sta facendo Slow Food. Ed quindi adesso vi presento Stefano Favot, che noi abbiamo indicato come agricoltore, poi magari ci dirà imprenditore agricolo, cosa vuol dire naturalmente essere imprenditore. E lui ha un'azienda a San Quirino e anche delle coltivazioni a Cimolais. Magari ci racconti un po' anche delle differenze, no? Fra coltivare in pianura e coltivare in montagna, perché noi sappiamo benissimo, insomma, che coltivare da una parte o dall'altra, ma anche poi qual è stata la tua esperienza nelle coltivazioni a Cimolais poi vorremmo anche sapere qualcosa delle tue coltivazioni, cosa coltivi, in particolare le rape. E a me interesserebbe in particolare sapere le differenze tra la rapa della Brovada che coltivi e la rapa che noi andremo a promuovere, stiamo promuovendo, che è quella che poi produce il pestif, dal quale noi ricaviamo poi il pestif. Eventualmente comunque magari se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcos'altro, Stefano qui, io in ogni caso interromperò perché sono molto curioso, per cui ti chiederò delle specifiche man mano che vai avanti. Magari iniziamo con la mela. Prima, parlando intanto che aspettavamo del gruppo, si è raccontato qualcosa della mela che io sono abbastanza vecchia, però non sapevo. Quindi
Quindi magari raccontaci, perché la tua prima produzione al Cimolai sono state le mele, no? Quindi qual è stata questa sfida ed un po' perché poi alla fine comunque hai optato per altro, le altre coltivazioni in montagna. Anche perché le mele, come dicevamo, vengono prodotte molto in montagna, vediamo l'Alto Adige ad esempio, o il Trentino. Ed questo tentativo che hai fatto era proprio rivolto ad una mela che doveva essere prodotta in montagna. Ma magari raccontaci la storia prima delle mele. È sempre molto interessante sentirti. Grazie comunque della partecipazione, come della partecipazione dei presenti. Buonasera a tutti, grazie Rita della presentazione che hai fatto. Quindi io partirei dicendo che la mia famiglia, quindi partendo da, io sono un imprenditore agricolo, o coltivatore, o contadino, a seconda dei piaceri o dei momenti, sto gestendo un'azienda di famiglia, quindi recupero un po' la storia, l'esperienza di mio padre, quindi è un'azienda che nasce negli anni 60, ancora prima dal suo padre, le classiche famiglie contadini che producono ortaggi. Poi negli anni, fine anni 60, primi anni 70, mio padre appunto, volendo continuare a fare l'agricoltore, da San Vito al Tagliamento, dove è nato, si è spostato in zona sopra Pordenone, e quindi a San Quirino. Diciamo che l'esperienza ci è stato subito affiancato l'ortaggio con la frutta. L'ortaggio di fatto è una coltivazione molto, molto veloce, decidi di annuale, quindi decidi di piantare, se c'è semini o pianti, raccogli e l'anno dopo rimetti tutto in discussione e continui e fai la tua programmazione in questo senso. La frutta invece richiede una pianificazione più ampia e complessa, anche perché l'investimento è più importante. E poi devi trovare le condizioni ottimali per poter sviluppare che sia una mela, che sia un kiwi o una pesca di turno. E quindi parliamo di primi anni 90, praticamente. C'erano i primi anni nei quali si sentiva parlare di Melinda, la Val Venosta, Val di Non, e quindi il mercato stava apprezzando di fatto la qualità che la montagna riconosce, che attribuisce al frutto, la colorazione, la croccantezza, gli aromi, cosa che la pianura, diciamo, in pianura è molto più limitante questo contributo da parte della stagionalità e dell'altezza. E quindi, diciamo, come l'agricoltura, ecco perché dico, veniamo definiti contadini, ma in realtà stiamo diventando per necessità degli imprenditori a pieno titolo e soprattutto con una necessità conoscitiva molto ampia, perché l'esperienza di Cimolais è stata il risultato di un ragionamento, di un progetto di sviluppo che prendeva origine da un'analisi del territorio. Quindi abbiamo per 2 anni girato in primavera, in estate, cercando di capire, vedere che alberi da frutto c'erano in giro, capire la stagionalità. Sono stati raccolti dati in merito appunto alle temperature, all'andamento climatico, la piovosità e quant'altro. La zona si presenta in maniera ampia e quindi abbiamo detto una zona che potrebbe avere uno sviluppo in agricoltura, ma in quel momento nello specifico con le mele. Poi, non ultimo, la viabilità, perché effettivamente se noi guardiamo la strada, percorriamo la strada vecchia che percorriamo per diletto, per turismo, adesso un tempo era la principale viabilità per riuscire ad arrivare nelle valli pordenonesi. Quindi, l'insieme abbiamo fatto analisi dei terreni, quindi abbiamo osservato quanto stava accadendo intorno. Abbiamo deciso appunto di proporre questo insediamento, che tra l'altro era con una varietà, la Florina, mela che per definizione è resistente alla chicchiolatura, che è il principale fungo, un po' come la peronospora per la vite, il principale problema per questa tipologia di frutto, e è resistente, quindi si prestava con particolare attitudine alla coltivazione con metodo biologico, cosa che è stata fatta. Ci siamo insediati in una superficie di quasi 6 ettari con questo frutteto. E quindi
un po', diciamo, con un buon bagaglio di esperienza precedente, perché ovviamente mio padre ha coltivato mele da sempre, però con una grande incognita del capire esattamente che cosa potevamo, cioè che riscontro oggettivo potevamo trovare nell'esperienza Cimolais. E la cosa più strana, la cosa più bizzarra, la cosa più difficile da capire, da comprendere, da metabolizzare, è il fatto che, ad esempio, San Quirino, i primi di noi avevamo il melo fiorisce circa la prima settimana di aprile, e a Cimolais l'ultima settimana di aprile, i primi di maggio. Quindi ci si trova con San Quirino con la vegetazione ormai rigogliosa, ben formata, e andavamo su in azienda a Cimolais. E di fatto c'era la pianta ancora completamente quasi in uno stato invernale o nelle prime fasi primaverili. Quindi l'impatto è stato abbastanza strano, perché noi stessi, anche addetti ai lavori, per noi non è stato così immediato capire, cogliere qual era la peculiarità della zona. Però la natura va al di sopra di tutti noi, e quindi la pianta trova il suo habitat, trova il suo equilibrio, quindi cresce, si sviluppa, fiorisce, dai suoi frutti, e la stagionalità che noi in pianura abbiamo nel mese tra maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, i 5 mesi, di fatto in montagna vengono un mese viene di fatto conglobato negli altri 4, quindi un mese in meno rispetto alla pianura. Ed è sorprendente, perché ripeto, si cerca di capire perché, però effettivamente la natura, la zona, l'ambiente trova sempre un equilibrio per poter andare avanti. I risultati che abbiamo avuto sono stati, da un punto di vista della fattibilità, eccezionali, nel senso che abbiamo avuto effettivamente questa mela che era di colore rosso, che aveva dei profumi, una pasta che era eccezionale, non aveva niente a che vedere con quella che coltivavamo giù in pianura. E quindi questo è stato un successo, diciamo, è stato un bel successo, abbiamo avuto risposta positiva a tutto il progetto che abbiamo messo in piedi. D'altra parte, però, ahimè, abbiamo scoperto, e questo non è un problema né di Cimolais né dell'aspetto imprenditoriale, che la mela florina, che in quegli anni era... cioè la regione stessa aveva investito moltissimo per lo sviluppo in tutta la regione per creare un marchio magari anche locale, è una mela che purtroppo è soggetta a una produzione molto scarsa e poi non costante. Quindi, fatto 500, la quantità di quintali che si raccolgono mediamente in una superficie di un ettaro di golle, mele golle, le classiche gialle, lì non riuscivamo mai a raggiungere i 300, 350, 400, 200, quindi questo è stato un problema importante, perché nonostante col metodo biologico il mercato ci riconoscesse un valore aggiunto, di fatto però questa alternanza non compensa, il maggior prezzo non compensava l'alternanza che la pianta poi ti offriva. Non ha niente a che vedere con Cimolais, non ha niente a che vedere con capacità imprenditoriale, perché di fatto negli anni a seguire gli impianti di florina messi a dimora in regione sono praticamente spariti tutti, appunto perché è una mela che non dava garanzie, perché se pianto una mela per hobby è una cosa, se la devo piantare per viversi, ci sono delle necessità ovviamente diverse. L'esperienza comunque è stata importantissima, perché ci ha permesso di entrare nella zona, riuscire a conoscere la stagionalità. Ma un esempio, un particolare che mi è sempre, facendo riferimento poi a Marco con l'esperienza delle stelle alpine, quando i primi anni, quando stavamo sondando un po' la zona, tra tanti commenti, tanti pensieri raccolti, si guarda che è una valle che sì, una piana sì, che ha 650 metri di altezza, però ha delle temperature molto più elevate o ha delle correnti d'aria fredda che non sono tipiche poi dell'altezza nella quale ci si trovava. E quindi si è dovuto anche imparare ad adattare un po' le tecniche, e poi la pianta fa il resto, perché c'è poco da fare.
La stagionalità è buona perché, ripeto, quello che in pianura avviene nei 5 mesi, lì avviene in un mese prima e quindi questo è positivo. Abbiamo affiancato nel tempo poi la coltivazione di ortaggi, nel cavolo cappuccio, nel cavolo berza, che sono prodotti classici, se vogliamo, della montagna. Con questi siamo collegati a una cooperativa Bibione che racchiude un po' tutti i produttori, piccoli o medi produttori, che commercializzano appunto ortaggi dalla parte veneta, il primo Veneto e Friuli, e quindi ci siamo uniti a loro per la produzione di appunto noi il cavolo cappuccio, quello qua, il cavolo berza, per la vendita, tra la grande distribuzione, tra i negozi specializzati, ristorazione e quant'altro. Perché produrre in montagna? Produrre in montagna perché purtroppo per un po' l'andamento climatico, un po' la pianta stessa, che se la verza non è un frutto, non è un ortaggio tipico dell'estate, però lo mangiamo perché il fatto di essere diventato una società multietnica, ci sono parecchie persone che mangiano la verza 12 mesi l'anno, ovviamente in qualità più limitata, però 12 mesi l'anno. Per noi, diciamo friulani o italiani medi, diciamo sempre la prima verza la devi mangiare quando prende un po' di freddo e quindi prende il freddo l'aiuta, la brina. Di fatto adesso anche con varietà nuove, quant'altro c'è la verza quasi 12 mesi l'anno. Solo che produrre la verza in piena estate, in pianura, non è così facile. Probabilmente nella nostra pedemontana o nella pianura pordenonese, nel medio Friuli, la verza si riesce abbastanza a coltivare, cosa che magari nella pianura padana, con le temperature altissime che hanno, non riesco. Però, quindi abbiamo detto, spostiamo la coltivazione in montagna, quindi cerchiamo la condizione migliore per far sì che la pianta possa sentirsi in condizioni appunto migliori. Condizioni migliori vuol dire che l'escursione termica tra il giorno e la notte aiuta, favorisce lo sviluppo migliore della pianta, subisce meno stress e poi la qualità del frutto ovviamente ne trae guadagno. Oltre quindi l'esperienza del cavolo cappuccio e del cavolo verza, da anni noi siamo produttori di Brovada. Brovada che, come credo tutti sappiate, è un prodotto trasformato della rapa messa a macerare ed è, diciamo, assieme ad altre 3 aziende, abbiamo una decina d'anni fa intrapreso il percorso per il riconoscimento della certificazione DOP, denominazione d'origine protetta, che è il massimo riconoscimento di certificazione per l'ambito di un prodotto alimentare a livello della comunità europea. E anche qui la scelta di produrre la rapa, noi l'abbiamo sempre prodotta in pianura, la scelta è quella di coltivarla in montagna per riuscire ad anticipare un po' la stagione rispetto alla pianura, quindi ad avere anche una qualità che è diversa rispetto a quella della pianura stessa. Utilizziamo il disciplinare, prevede, perché il disciplinare di produzione Brovada prevede la produzione del seme in maniera autonoma, acquistato da altri produttori certificati. Quindi noi produciamo la rapa allungata, bianca, dal colletto viola, che è la parente stretta della rapa Milano, che bene o male tutti conosciamo, che è quella più diffusa, se vogliamo. La rapa che noi coltiviamo, ripeto, viene ottenuta in maniera, ogni azienda sa appunto se la autoriproduce, perché appunto il disciplinare prevede questa peculiarità. E negli anni, ripeto, abbiamo riscontrato che, ad esempio, producendo in montagna la prima semina, di solito la rapa si semina nel mese di giugno, mese di luglio e mese di agosto. A seconda poi delle alte temperature, cresce con più o meno difficoltà, perché ovviamente anche questa è una cultura autunnale, quindi anticipandola troppo, talvolta non abbiamo sempre i risultati sperati, perché ovviamente andando un po' contro stagione
cerchiamo di portare a casa il meglio. Però faccio un esempio, mia suocera, che è un'estimatrice di Borvada, quando le porto la Borvada con la rapa di Cimolais, oppure la rapa prodotta a San Quirino, che è la stessa seme, la stessa varietà, lei 9 su 10 riesce a identificare la differenza di un prodotto, perché ha una croccantezza che in pianura l'abbiamo solamente nel tardo autunno. Negli anni ho sempre sentito parlare di pesti, qualcuno mi raccontava, ho sentito tante angolazioni nella ricetta che una, fa parte della tradizione, ho imparato delle valli pordenonesi, e qualcuno mi viene sempre a chiedere delle rape, perché fa delle prove con la rapa allungata e dice che comunque non è la stessa cosa rispetto alla rapa a Milano che abbiamo, che si è sempre utilizzata. E, è un prodotto fermentato, il pestì, ovviamente non devo insegnarvelo, ma così un po' come la Brovarda. E quest'anno abbiamo fatto, d'accordo anche con Rita, abbiamo detto facciamo una prova anche con la rapa Milano, che magari vediamo effettivamente come viene. Diciamo che siamo capitati nella semina, io l'ho seminata il mese di luglio, questa, in modo tale di arrivare all'autunno, diciamo, in condizioni quasi di ordinarietà, e abbiamo sofferto un po' la siccità, nonostante io abbia l'impianto di irrigazione per gestire, per intervenire in caso di mancanza d'acqua, e devo dire che insomma la qualità è stata accettabile, ecco, diciamo, non è, c'è da migliorare, perché ovviamente anche pur trattandosi di rapa stessa, che sia allungata o che sia piatta, di fatto bisogna osservarla e cercare di dare alla pianta stessa quello che lei ti richiede in un determinato momento. Non è che le semini e dopo vai a raccogliere il mese di agosto. Un particolare che mi è rimasto impresso negli incontri che sono stati fatti in azienda, di quel signore di Barci, che diceva che normalmente venivano fatte due semine, una per dare la priorità alla foglia e una per la sostanza, perché il pestito si usa anche la parte aerea, quindi della foglia, cosa che per la rapa, nella Brovada, non è necessario. Noi lavoriamo soprattutto per avere la polpa sotto la rapa di una certa pezzatura. E, certificazione. Quando Rita mi ha accennato dell'idea di assieme a Slow Food di proporre il riconoscimento di un presidio, di un'identità al prodotto, si sono scatenate due emozioni. Uno, l'entusiasmo, perché identificare un prodotto, dargli un vestito che tutti poi possano riconoscere, è una cosa bellissima, perché unisce e non fa cadere nel dimenticatoio talvolta delle tradizioni, una cultura che ci portiamo avanti da sempre, e quindi è una cosa bella. Il terrore, dopo l'entusiasmo, della fatica che si dovrà andare a fare e che si sta facendo per poter cercare di uniformare un po' la ricetta, il territorio, e poi lo sforzo per riuscire a farlo decollare o farlo conoscere. Insomma, è una cosa molto accattivante nel suo insieme, e spero che possa avere un buon risultato. Questo è il quadro generale che mi sento di presentare. Non sento. Sì, adesso. Quello che noi almeno abbiamo raccolto anche come testimonianze, ma anche di quello che si dice oggi, è che le due rappe sono completamente diverse, cioè hanno delle particolarità completamente diverse. Tu, quando ci siamo trovati a Cimolais, ha detto in effetti le rappe sono uguali, non è che cambi granché, insomma. Ci sono due tipi di rappe, ma probabilmente facendo lo stesso sistema di conservazione dovremmo arrivare allo stesso risultato. Non abbiamo provato a fare questo.
Però secondo te cosa? Allora, mi è sempre stato detto che il pastis si fa con la rapa a Milano, punto e non si discute. Perché io cioè, non posso, non ho nessun elemento per poter dire il contrario. Però effettivamente quest'anno sono stato molto curioso, ho preso una rapa, Milano, una rapa che utilizzo io abitualmente per provarla, l'ho tagliata e dopo l'ho assaggiata. E se devo essere proprio sincero, non ho trovato grosse differenze. Credo che in realtà la grossa differenza derivi da come viene coltivata, perché noi mediamente abbiamo dei terreni abbastanza magri, almeno dove coltivo io lì in Pinedo. Quindi la rapa non è molto spinta con le consimazioni, quindi ha una croccantezza, mantiene una fibra interessante, non è molto spinta, perché ci sono delle rape che si trovano in mercato, che sia rapa Milano piuttosto che rapa lunga, che hanno, cioè, se le tagliamo a metà, abbiamo, cioè, è mezza vuota perché effettivamente è troppo spinta. Mettiamo che sia il terreno eccessivamente fertile, però effettivamente è così. Io non ho trovato grossissime differenze. Bisognerebbe fare delle prove. Certo è che la rapa Milano è stata adottata perché è l'unico prodotto, è l'unica rapa che ha una sua identità a livello commerciale, a livello nazionale, perché tutte gli ortaggi, tutte le coltivazioni vengono inserite all'interno dell'ENSE, che è l'ente nazionale sementi elette, è un registro nel quale vengono inserite praticamente tutti gli ortaggi. La rapa di Milano, cioè se noi andiamo a guardare nell'elenco, esiste rapa di Milano perché è conosciuta, è quella più diffusa, mentre non troviamo quella allungata perché non ha mai trovato una diffusione se non in particolare. Diciamo da noi è abbastanza limitato perché altrimenti la producono nei paesi dell'est, perché non dimentichiamo che la rapa viene utilizzata anche e soprattutto in alcune zone per l'alimentazione animale. Quindi da noi si è arrivata questa rapa allungata e quindi noi coltiviamo quella per un problema di praticità, perché ovviamente dovendo utilizzare la polpa, la rapa, tagliando il colletto e la coda, ovviamente la rapa di Milano ha una quantità di scarto che è maggiore. Bisognerebbe, secondo me, cosa che io faccio, non è perché non tutte le rape sono uguali, neanche quella a Milano. Quindi io negli anni, per la selezione del mio seme, quando siamo, faccio due tipi di lavori. Il primo è quello che quando sono in campo, che può essere fatto anche per la rapa Milano, anzi potrebbe essere molto curioso come esperimento, dico, prendo le rapa, io lo faccio per quelle allungate, ma potrebbe essere fatto, ripeto, anche per quella a Milano, io prendo la rapa, quella che ha una forma migliore, perché non sono tutte uguali, quella che mi si presenta in maniera più sana, perché anche qui ci sono gli insetti terricoli che sono gli elettredi che sono terribili, e quindi quella che secondo me anche poi ha una maturazione, mi aiuta perché ovviamente la forma, la pezzatura, la grossezza la fa da padrona. E quindi tolgo le rape e le metto in parte in frigo, in modo tale che le abbasso la temperatura e le conservo. In parte le risemino, le semino in cui era, come si dice in gergo, quindi faccio la fila, metto le rape, diciamo adesso, appena prima che finisca la stagione della pianura, e ricopro di terra. Questa rapa, che poi in realtà questa primavera vegeta, nella partenza della appunto annata vegetativa, parte e quindi fa il suo sviluppo e quindi va a fiore perché la logica di tutte le piante è quella di riprodursi e quindi noi raccogliamo, dopo i fiori, raccogliamo il seme e facciamo la selezione poi del seme in base alla grossezza, perché appunto non tutti i semi sono uguali. E quindi in parte raccogliamo le rape che secondo noi sembrano migliori, in parte le riseminiamo, in parte le seminiamo invece in primavera, conservandole in frigo, oppure le rape che mediamente restano nel campo, che fioriscono, il professore fioriranno, quelle migliori andiamo a estrarre, diciamo tagliamo la parte di vegetazione
dopo la fioritura raccogliamo il seme, quindi facciamo questo tipo di selezione. Ecco, questo sicuramente è un percorso molto interessante, perché riuscirebbe a identificare maggiormente ancora la qualità della rapa, perché le rape sono molto simili, ma come dire, il vino rosso è tutto uguale? No, non è tutto uguale. Il vino ha delle caratteristiche diverse, quindi il lavorare sulla selezione del seme della rapa, io ovviamente lo sto facendo per la rapa, per la Brovante, ma anche sulla rapa Milano, potrebbe essere un percorso curioso quantomeno per capire effettivamente, trovare la rapa con caratteristiche migliori, perché hanno un'acidità piuttosto che, dico, magari ogni tanto mangio per Dio, è piccante la rapa, perché ha delle caratteristiche diverse, in parte dalla zona, in parte dovute al metodo di coltivazione e in parte alla rapa stessa. E beh, rapa non è rapa, non sono tutte uguali, sono diverse. E quindi questa... Quindi tu, praticamente tu della tua motivazione ti fai semi da solo per approvare. Sì, assolutamente. Sì, devo farlo anche perché... Da quanto tempo? Io diciamo che il seme lo facciamo da sempre, anche perché forse perché faceva parte della cultura, della tradizione di famiglia. Cioè, raccoglievi le rape, ogni anno non sono uguali, quindi prendo le migliori, le faccio fiorire. Dopodiché io mi sono fornito di crivelli con misure particolari per riuscire poi a togliere i semi migliori, che quello più grosso dà una rapa migliore. Quindi il seme poi, ho dovuto migliorare questa tecnica, perché con la DOP uno dei requisiti richiesti era, la rapa da dove arriva? Se la rapa Milano non è ammessa nella Brovada, perché è una rapa che si coltiva da sempre. Noi dovevamo dimostrare, produttore di Brovada, che la rapa che coltivavamo era presente nel territorio praticamente da un lungo tempo, da lungo periodo. Quindi il seme comunque lo produciamo noi. Ci ripeti un po' i tempi tecnici per... dici, tu le prendi dal campo, le rape, poi le mantieni in frigo, e poi quando li tiri fuori dal frigo, quando... Ma per la semina, per la riproduzione del seme? E per la produzione del seme, sì, molto interessante questo. Allora, che noi non l'abbiamo mai fatto. Allora, la rapa, di fatto, se noi la lasciamo in campo, la prossima primavera, quelle piante che resistono al freddo, perché qualcuno marcisce ovviamente, questa qua, con l'energia, con la forza che ha nella rapa residua dell'annata precedente, questa si riproduce, si riparte come stagione vegetativa, e quindi, come tutte le piante, ottimizza il suo sviluppo al fine della riproduzione, quindi fiorisce e fa il seme. Ora, siccome questo è abbastanza casuale, le tecniche che noi adottiamo, che sono vecchissime, però anche dimenticate talvolta, quindi noi andiamo in campo, raccogliamo le rape più grosse, quelle che secondo noi hanno una massa vegetativa più bella, quindi vuol dire che sono cresciute bene, perché non sono tutte uguali, ripeto, le raccogliamo. Quindi, questo lo facciamo prima del freddo, quindi qui a San Quirino lo facciamo in questo periodo qui. E quindi, soluzione A, le mettiamo in frigo e le ripiantiamo la prossima primavera, quindi alla volta di fine marzo, aprile, più o meno quel periodo lì, oppure immediatamente, se c'è il tempo, se il terreno pronto, facciamo dei filari e posizioniamo le rape e le interriamo. Le vecchie abitudini ti dicevano di mettere, di coprire, di rivestire il terreno anche di letame, perché quindi tiene anche la temperatura. Quindi che io le pianti adesso, cioè il mese tra novembre e dicembre, oppure marzo, fine marzo, primi d'aprile del prossimo anno, la pianta ricresce, cresce, si sviluppa, quindi ci mette circa un mesetto e mezzo per arrivare a fioritura, fa dei fiori gialli piccolini che sono, fanno vegetazione, un po' se vogliamo la colza, che ovviamente però resta più bassa come vegetazione. La rapa cresce mediamente 80 centimetri di altezza,
e dopo fa una fioritura, dopo una fioritura giallo, dopo la fioritura che è appunto caratterizzata dal fiore giallo, fa queste piccole bacche che mettiamo tipo una piccolissima soia, cioè quindi allungata, all'interno del quale ci sono un bacello tipo il fagiolo o il pisello, di fatto, però con i semi che noi conosciamo. Sembra un po' di, non so se avete presente quali come siano i semi dei kiwi, di, pardon, delle rape. Sono un po' come i semi dei kiwi, come fattezza e come grandezza e come caratteristica. Li raccogliete come li conservate i semi? No, il seme, allora, una volta che il seme viene, la pianta ha fatto la, diciamo, lasciamo seccare, maturare il seme in pianta, tagliamo la base, Ma tu hai detto, ad aprile io le ripianto. Ripianto. Quanto tempo hanno per arrivare fino alla... Diciamo un mese e mezzo circa, a seconda un po' della Quindi sto stagione. facendo i conti, se è possibile poi seminare direttamente, visto che noi seminiamo le rape. Luglio, fine luglio, si potrebbero Sì, si può fare, fare, poi nel corso di assolutamente. quell'anno si possono seminare. Sì, decisamente. Diciamo che è una cosa che andrebbe fatta, diciamo, bisognerebbe fare un po' di conti con un po' più di precisione se volessimo fare la cosa cibolare, perché ovviamente avendo la stagionalità, la stagione più corta, è un po' più difficile. Però io, siccome la stagione non sono nessuna uguale all'altra, io stesso conservo una parte di seme anche per l'annata successiva, perché è fondamentale, dico, metti che ci sia una fioritura peggiore o una stagione più ritardata, dico, devo comunque tutelarmi, avere una garanzia. E comunque quando il seme, la pianta si sta seccando in campo un mese e mezzo, le taglio la base, le porto in capannone e dopo con un tempo si battono, si raccolgono e si battono finché il seme cade e poi si passa con il crivello per fare la selezione sulla dimensione e quindi il seme. Metodi di conservazione non ce ne sono, in particolare un luogo fresco, asciutto e buio, quindi non ci sono problemi. Rispetto al seme che acquistiamo nelle bustine, la resa dei semi autoprodotti è uguale, minore? Cioè noi Allora, compriamo le bustine dei semi e piantiamo quello che troviamo nelle bustine, però siccome se dovremmo creare veramente una filiera del prodotto, dovremmo autoprodurci anche i semi. diciamo che il consiglio, cioè l'esperienza che ho acquisito negli anni, il consiglio più spassionato è quello che uno deve comprare, cioè compriamo un seme che comunque è prodotto da un'azienda primaria, perché normalmente queste sono un po' più attente, cioè difficilmente vendono porcheria, ecco, perché si andrebbero a rovinare l'immagine. Anche se la rapa non è un po' non è un prodotto nobile, non è come radicchio di Treviso piuttosto che, non so, un pomodoro, che quindi c'è un lavoro di selezione che è immenso. Diciamo che per quello dico, varrebbe la pena, trovato un seme che dà dei buoni risultati, si potrebbe provare a autoprodurlo, insomma. Però, ripeto, No, nella media. ad esempio mi avevano detto a suo tempo che i semi, quelli selezionati, sono molto migliori di quelli autoprodotti, quindi volevo capire la difficoltà appunto di Allora, riprodurci insieme da solo. le differenze sono sostanzialmente due: la vitalità e la germinabilità di un seme, ovvero cosa che io faccio anche per altre varietà talvolta, i classici 10 semi messi nel cotone umido e vedi quanti semi nascono. E la germinabilità e la vitalità mi dicono quanti semi nascono. Su 10 semi nascono tutti 10, nascono 7, 8, e quindi quello è un primo check-up. Il secondo è perché probabilmente nascono tutti, ma in quanto tempo nascono poi effettivamente tutti i semi? Non tutti nascono entro 3-4 giorni, magari nascono dopo una settimana, e questo è un fattore limitativo, non è un fattore di qualità, non è un elemento di qualità per riconoscere appunto il seme. Quindi germinabilità, vitabilità. Germinabilità e vitalità di un seme sono due elementi importantissimi per valutare oggettivamente la qualità di un seme. Perché, ripeto, quelle che seminiamo abitualmente, chiunque, lì i semi dice, ma forse l'ho seminato troppo sopra, troppo sotto, meno, è stato un po' più umido, è stato un po' più, è stato, c'è un po' più di ghiaia, quindi non nascono mai tutti in maniera uguale.
Quindi, ripeto, la selezione, ripeto, quando nasco, io dico, prendo le rape più belle perché sono quelle che sono nate prima e quindi probabilmente hanno una carica energetica anche maggiore e mi danno un risultato conseguentemente maggiore. Quindi, ripeto, si parte sempre da quello che c'è a disposizione nel mercato, perché Rapa Milano è quella, e quindi Tu dicevi prima anche che è possibile lasciare la rapa direttamente nel campo, nel terreno, no? Ma anche a Cimolais, cioè anche a Cimolais è possibile lasciare senza che non ghiaccia dopo, durante l'inverno? Beh, diciamo che abbiamo la fortuna di avere probabilmente la neve nella media, quindi la neve effettivamente copre, protegge la rapa. Certo è che sicuramente il rischio è più elevato, perché se viene, diciamo che noi raccogliamo le rape fino a una temperatura, diciamo che sotto zero non si rovina fino a dei 2, 3, 4 gradi, noi le raccogliamo abitualmente. Se viene una notte 6, 7 gradi, diciamo che il colletto dove parte il ciuffo della foglia incomincia a rovinarsi. Chiaro, se vengono 3 notti di 7, 8 gradi, non si va da nessuna parte. Bisognerebbe interrarla e interrarla bene, quindi metterci delle tame, quindi per fargli anche una coperta naturale per proteggerla. Ma ripeto, parliamo quando faccio, sposto un po' il baricentro in un'altra formazione. Ogni tanto quando si sente parlare alla televisione, alla radio, che bisognerebbe investire in ricerca, mi chiedo, ma io in agricoltura dove potrei investire? Mi sembra una cosa talmente lontana, talmente assurda. Invece della stessa rapa, sono 10 minuti che stiamo parlando di come poter selezionare la rapa. Quindi c'è la ricerca, cioè avendo tempo, disponibilità, capacità di analisi, perché cioè, non è casuale, non è così banale, si potrebbe veramente identificare un seme dalle caratteristiche il più uniformi possibili rispetto a quelle che si trovano abitualmente nel mercato. E io credo che lavorare su riuscire a ottenere delle regole comuni apprezzate e condivise sul pestil sarebbe già un risultato notevolissimo, perché Sono d'accordo con te, perché comunque la particolarità della rapa parte dal seme, no? Per quello ho insistito questa sera, perché abbiamo parlato l'altra volta, abbiamo parlato delle proprietà dei probiotici con Franca, quando presentiamo il libro, raccontiamo le tradizioni, gli usi, eccetera. Però nessuno, almeno per quanto riguarda noi, è partito. Forse il sindaco di Barci ha provato a farsi seme da solo, però se riusciamo a fare anche, se noi abbiamo sempre parlato del prodotto finito, la differenza tra Brovada, Pestif, ma non abbiamo mai parlato da dove si parte, no? Quindi se riusciamo a selezionare un seme, che sia il seme della Valcellina, possono poi produrlo da qualsiasi parte, non sarà mai la rapa della Valcellina, no? È importantissimo questo passaggio, secondo me. Io dico spessissimo, dimentichiamo, quando andavo a scuola mi raccontavano, mi dicevano che nella lezione di economia, che l'agricoltura fa parte del settore primario dell'economia, no? Quindi ogni tanto dico, primario, non mi sembra che sia tanto primario, nel senso da come viene concepito e considerato a livello della popolazione media. Però effettivamente riuscire a identificare un prodotto, cioè non è casuale, c'è un lavoro dietro che è veramente immane. Sembra scontato, sembra banale, ma non lo è, perché di fatto è il risultato di tante prove, tanti errori. Ci vuole anche una capacità di valutazione che non è proprio scontata o casuale, perché io ogni tanto mio padre mi dice: se tu vuoi capire una pianta, ti metti seduto, prenditi una sedia, uno sgabello, ti siedi e cominci a osservarla, perché la pianta ti dice tutto come sta, su come sta. Quindi sta a noi riuscire a capire e interpretare. E non è così scontato, perché parlano una lingua completamente diversa da quella che adottiamo abitualmente. Però, allo Io stesso credo che non sia tempo. neanche da tutti, non credo che non sia neanche da tutti, perché la maggior parte di noi, cioè a me, ad esempio, il fiorista ha detto che fosse me, il fiorista, parliamo del fiorista che mi vende le piante, che me le compri di plastica a un certo punto. Forse meglio che te le compri di plastica, perché non sei capace di tenerne una,
No, sì, credo che sia semplice, insomma. è un mondo affascinante perché è molto più, cioè, parliamo di rapa, cioè di rapa, di che cosa possiamo dire della rapa? C'è un mondo che si può sviluppare nella discussione, nel confronto con lo stesso, perché effettivamente, ripeto, bisogna provare, bisogna insistere, bisogna crederci. Noi stessi con la provata che diciamo, è diffusa da molti, molti più anni, anche e soprattutto a un livello commerciale, ripeto, noi come azienda, diciamo, è molto più diffusa come utilizzo, però noi come azienda, uno dei ragionamenti che facciamo per cercare di staccare, dare un valore aggiunto per quanto possibile, è proprio la selezione delle rape. Cioè, ragazzi, cioè, la provata o il pestif sono fatte con la rapa. Se la rapa è bella e buona, conseguentemente il prodotto fermentato sarà buono e gradevole, cioè non c'è storia. Noi di solito abbiamo parlato sempre di brovada, cioè molti di noi hanno fatto il pestif con la brovada, con la tua in particolare, nel senso che anche la Proloco ha provato, insomma, la nostra Proloco, che tra l'altro partecipa a questo progetto insieme all'associazione intorno alla RIM di Cimolais, nel tempo per dare risposta alla richiesta dei visitatori quando facevamo la montagna di gusti, faceva i pestiti, molte volte l'ha fatto anche con la tua Mirapere. brovada, quindi le tue rape, non rape Milano, ma le altre rape. Credo che chi arriva normalmente, insomma, non è che sente tantissima differenza se è fatto cotto e naturalmente conservato nella stessa maniera. Oggi però Lisetta, adesso mi ha mandato una foto, cercavo di scaricarvela per farvela vedere, e Lisetta che è in linea, che vorrei dire, insomma, cosa hai scoperto oggi tu o ieri a Maniago, ad esempio? Si vedo quella cassettina, non so se riesci a metterla, Adesso provo, sì. di rape da pestif con scritto rape da brovada e dico, ma guardi che non sono queste le rape della brovada, perché anche io le conosco come quelle allungate. Però no, mi fa, tantissime persone usano queste qua. Allora sono rimasta un po' spiazzata perché io sono di tradizione friulana, quindi per me la rapa era quella della brovada sempre. Poi da 2 o 3 anni sono entrata in questa avventura del pestif e adesso pensavo di averci capito qualcosina almeno, invece mi sono accorta che non ho capito niente. Vediamo se riesci Margherita o Chiara a condividere la foto, perché insomma è lì bello vedere questa scoperta che ha fatto, anche perché noi francamente abbiamo cercato, specialmente per fare quell'incontro a Cimolais, avevamo cercato di avere delle rape perché in quel momento non ne avevamo per fare la dimostrazione. E l'abbiamo chiesto al nostro fruttivendolo che di solito ce le recupera e nessuno è riuscito a recuperarle. Adesso invece sul mercato ce ne sono tantissime, non c'è Perché alcun ottobre, non c'è alcun. è una stagionalità, diciamo, beh, più verso l'autunno, quindi la semina è quella di agosto normalmente, perché così mantiene anche la foglia migliore, perché con l'estate la foglia deperisce, soffre di più ovviamente. Però tornando anche al Voi discorso del... di solito seminate in agosto, Noi a facciamo tre Cimolais. semine, no, noi facciamo una semina, noi seguiamo, mi dicono, noi seguiamo le lune. Mio padre dice, non so se funziona o non funziona. Io mi sono sempre trovato bene, quindi perché non continuare? In realtà io negli anni mi sono ripromesso di provare anche contro la luna per capire un attimino che risposte si possono avere, anche poi per necessità, pratiche commerciali. Noi comunque, ripeto, a Cimolai seminiamo con la luna di giugno e la luna di luglio, mentre ad agosto semino in pianura per la parte autunnale. La luna di giugno è un po' un azzardo perché entriamo nel pieno dell'estate, quindi con caldi impressionanti, però ma anche è vero che se si gioca bene con l'irrigazione, quindi si riesce ad avere comunque creare un'escursione termica buona, la rapa riesce a crescere. Quest'anno è stato ottenuto delle rape a giugno, con la semina di giugno, eccezionale, era anni che non avevamo, proprio sarà fortuna, sarà... Eccole qua. Rapa per l'ovata. Ecco qua, ho condiviso lo schermo, vedete? Sì. Sì, Ok. sì, sì. È la rapa Milano questa qua, eh? Sì.
Anche perché. A Milano, infatti la foto è molto curiosa, io ormai il libretto l'abbiamo fatto, proprio sarebbe bene anche metterlo nel libretto, cioè Zappe per provare, c'è scritto in effetti, no? E che Quindi poi la rappa a Milano, questa qua, eh. Che sì, poi. questa è la rapa Milano che noi non riuscivamo a trovare da nessuna parte, più pobre, e che adesso chi vuole, chi in linea o chi seguirà poi la diretta, può sa che comunque se vuole farsi il pestif, la rapa c'è, non ci saranno le foglie, che io non Infatti. nel mio orto avevo tenuto tantissime foglie per chi avesse trovato poi le rape che non si trovavano, e invece adesso abbiamo le rape e non abbiamo più le foglie perché ci sono 50 centimetri di neve Di che hanno neve. coperto le foglie. No, volevo un'altra curiosità, avevo, poi magari se qualcun altro vuole, mi siete volevi chiedere qualcosa tu, tanto per Sì, ma magari rispondere. dopo. Cioè No, no, anche alla... adesso, sì. Sì, allora, perché parlando vengono curiosità su curiosità. Le foglie delle rape della provata, quindi quelle vere, sono utilizzabili, sono commestibili per noi umani, come le foglie di quella del pestif? Sì, direi di sì. È perché siamo abituati, siamo viziati, non c'è, siamo abituati ad aver tutto e quindi non ci preoccupiamo di poter utilizzare la foglia per altri consumi. Cioè, ho fatto un test un paio d'anni fa, ho provato a fare del radicchio tipo quello del certificato di Treviso. Quando viene tolta la pianta e poi viene messa in acqua, in acqua, vengono buttate via una quantità di foglie, cioè veramente impressionante. Allora uno mi fa: ma Dimo, perché butti via tutte quelle foglie lì? Potresti darle un po' per gli animali? Abbiamo provato a prendere quelle migliori, quelle meno rovinate, sminuzzarle e farle in padella. Cioè, erano buonissime. Quindi. Cioè non c'era mai passato per la testa perché di fatto abbiamo di tutto sempre, quindi non abbiamo la necessità di utilizzare, proprio ottimizzare l'utilizzo tutta la rapa. Quindi deduco che anche la foglia stessa possa essere utilizzata per fare, non so, per spadellarla, per mangiare come una verdura cotta, quindi conti. Sì, io ho usato quelle della rapa da pestis perché avevamo troppe foglie e allora un po' che le ho fatte a parte, per me sono buonissime, insomma, poi sì, questione di gusto ovviamente. Cioè, Sì, anch'io ho fatto quelle del pestis, sono buone. Io E no. un'altra cosa, cercavo il fiore per vedere, una crucifera, no, ovviamente la rapa, ma le cime di rapa, cioè... Potremmo fare anche le cime di rapa, voglio dire, in primavera. Mangiarle, Beh, allora, nel senso la domanda è accidola, sì. Nel senso, si fanno le orecchiette con le cime di rapa, no? Io sono partito, cioè la mia esperienza a Cimolais parte dalla mela e poi cavolo cappuccio, verza e poi alla rapa. Ma è solamente una scelta legata alla mia necessità aziendali, ma la terra è un bene disponibile a tutti e si può fare tutto quello che si vuole, cioè nessuno ha mai evitato. Quest'anno ho fatto una prova per dire con l'insalata la riccia e la scarola, che sono insalate che vengono utilizzate soprattutto in centro Italia, sud Italia, e sono tipiche della stagione invernale. Durante questo commerciante veronese mi ha detto: facciamo questa prova, perché lui di fatto durante la stagione estiva va a far coltivare queste insalate o nel Fucino, a Bezzano, in zona, cioè, oppure nei monti della Sila, in Calabria. Allora dice: se io riuscissi a produrle più vicino, riuscirei a spendere molto di meno e quindi ad avere un prodotto più vicino senza fare 1 milione di chilometri, anche per l'impatto, perché Certo. soprattutto per strada sempre non è sempre il massimo. E devo dire che abbiamo avuto delle risposte assolutamente interessanti. Quindi, ripeto, la terra è uno strumento a disposizione dell'uomo per poter fare quello che si vuole. Tante volte la roviniamo, però con un po' di fantasia, un po' di capacità si riesce a produrre qualsiasi cosa. Quando qualche anno fa ero in un momento critico nel percorso di produzione delle mele, e ho chiamato, coinvolto un esperto altodesino,
il quale ti sente, quando passi da queste parti, fermati, che così magari mi dai, esprimi un tuo, la tua opinione, mi fai... Mi... Allora, quando è arrivato, era in primavera, mi fa, ah, guardate, bella zona, perché molto bella, perché loro parlano così, e mi fa, ma qua hanno... Non, sì, va bene le mele, ma dovresti fare le ciliegie. Le ciliegie, ma dico, lascia stare. No. E mi ha fatto osservare, perché veramente noi guardiamo, talvolta non riusciamo a vedere neanche cosa abbiamo davanti al naso. Mi ha fatto vedere nell'area circostante, diciamo, in questo caso era al di là del fiume del Cimoliana, e a una mezza altezza c'erano tutti i ciliegi selvatici in fiore, ossia tutte le macchie delle piante. Io non ci avevo quasi neanche mai fatto caso, quindi fa, il ciliegio c'è, perché se c'è il ciliegio selvatico, perché non coltivare le ciliegie? Anche lì sarebbe sicuramente interessante, perché entri con una stagionalità diversa rispetto alla pianura, cioè arriva un momento della pianura, ciliegia da tutte le parti, poi la produzione si esaurisce e quindi entrano magari marostica, come volete tardire, piuttosto che la ciliegia della montagna. Quindi si può fare qualsiasi cosa. Certo è che ovviamente c'è un po' il problema della piovosità, che l'acqua e la ciliegia non vanno molto d'accordo. Però ripeto, poi un ulteriore problema è il problema della raccolta, perché quando si devono raccogliere le ciliegie si devono raccogliere, quindi non è sempre facile riuscire a trovare la manodopera perché quando serve, non ci sono domani o sabato o domenica, però insomma, potenzialmente... Stefano, sai veramente adesso che cosa fare, cioè prova a fare le ciliegie, anche se devo dirti che rispetto a quando io ero bambina, che c'erano veramente tantissimi ciliegi in fiore in primavera, adesso ce ne sono molto meno, non ho capito il perché, non ho capito per quale motivo, però parliamo sempre naturalmente di Cimoliana, se mi ricordo che c'erano tantissimi ciliegi, ma proprio tanti, perché noi andavamo, sì, avevamo ciliegi dovunque, e adesso questi ultimi anni vedi meno ciliegi in fiore nella parte della montagna. Però insomma è un esperimento, io lo farei, nel senso che... fare un po' di ciliegie per capire se vengono o no. Non ci sono dubbi che vengano, cioè, è una certezza il ciliegio. Ma come vengono? Cioè, come? Si maturano o no? Si maturano? Maturano, ma assolutamente maturano. Bisogna solamente, come ho fatto come per la mela, si fa una valutazione, si dovrebbe fare una valutazione nella, diciamo, di varietà che possono essere... Non tutte le ciliegie maturano allo stesso momento, quindi individuare la varietà è migliore e dopo si fanno delle prove. Ripeto, il problema più importante è quello del momento in cui se comincia a piovere durante la raccolta, le ciliegie le butti via tutte, si spaccano. Però nelle zone vocate alla produzione adesso mettono i teli, quindi si sono organizzati in maniera veramente importante. La ciliegia andrebbe più in una zona con bassa piovosità, perché ripeto, però la ciliegia di montagna è sempre molto richiesta sul mercato, anche perché, ripeto, arriva nel mercato a maturazione quando la pianura è già esaurita o quasi alla fine. Quindi varietà che è appena maturata, di ottima qualità, perché comunque come per la mela anche il colore, i sapori, gli aromi, la montagna, l'escursione termica del giorno alla notte attribuisce appunto una qualità oggettivamente senza discussione, e quindi insomma potrebbe avere un riscontro. Il problema, ripeto, è che dovremmo mettere c'è un problema di organizzazione, di quantità minima per lo spostamento, ma poi di raccolta, perché io vedo, non è un problema di Cimolais, il problema è che di Sequas oppure della stessa Val di Novo, Val Venosta, il problema della raccolta, che richiede una presenza di manodopera importante. Fino un paio d'anni fa c'erano le squadre di polacchi o rumeni che arrivavano, prendevano i pullman o si trasferivano appunto nelle zone e facevano un mese, due di raccolte e poi rientravano a base. Adesso, con il discorso delle economie, non gli conviene più arrivare in Italia e quindi restano in Ucraina o in altri paesi, in Polonia mi dicono che pagano abbastanza bene comunque, quindi la mano d'opera è un problema. Quindi nelle aziende delle mele, la vite si raccoglie tutto a macchina ormai,
ma la mela ha bisogno di manodopera e quello è un grosso problema. E come fanno in Val di Non piuttosto che in Trentino? Diciamo che in Val di Non l'esperienza interessante nelle Val Venosta o Val di Non è che il tutto parte da una... allora c'è un problema di frazionamento di terreni e quindi ogni famiglia c'è il suo pezzettino e quindi hanno cominciato a coltivare la mela. E non ci sono aziende che hanno tanta superficie, ettari su ettari, no, hanno chi 5.000 metri, chi 2 ettari, chi 3 ettari, ecco perché poi tra l'altro comprare terra in quei posti lì è come comprare, diciamo, come una miniera, cioè, ha un prezzo 700-800.000 euro per ettaro, cose veramente folli. Però il grande successo del loro percorso è che sono riusciti tutti quanti, ogni famiglia, facciamo un esempio di Cimolais, che può essere o Kraut, che sentiamo nella piana lì, dico, chiunque ha un pezzettino di terra, chiunque, quindi dice, piantiamo le mele e dopodiché pianto le mele, però c'è un problema. Io che ho 5.000 metri, tu hai 5.000 metri, dico, vabbè, e come faccio a gestirle con i trattamenti, con la gestione, potature, roba lì? Dico, quindi, ok, ci mettiamo, come te, ci sono altre 5 persone, 2 quello che è, si forma un gruppo, perché la cooperativa nasce nell'essenza in questo modo, dico, ok, c'è il capofila, dice, ok, tu ritai il trattore, facciamo che sì, che tu per il nome della cooperativa fai trattamenti a tutte le mele, fin tanto che non aggiungi una superficie che si giustifica. E dopo la vendita si vende insieme. E non c'è un predominante rispetto all'altro. Io vedo quando vado a consegnare i miei ortaggi a Bibione, io vado col mio camion, no? Pieno, e arriva la signora Maria con una gamba che diciamo zoppicante, con la peccata, con 3 cassettine di zucchine. E a lei ha lo stesso, cioè lo zucchino suo è uguale a quello che porto io, anche se io non faccio zucchino. Quindi c'è l'unione delle persone, della forza, del progetto che ti porta a un risultato. Quindi, ripeto, in Val di Non hanno avuto questa grande capacità di riuscire nelle loro limitate dimensioni di terreni, di proprietà, a produrre, a fare questi frutteti e lavorare insieme, perché hanno visto che da soli non andavano da nessuna parte. Questo è il segreto in questo caso delle montagne del Trentino. Allora, abbiamo una domanda da Facebook, ci chiede se coinvolgiamo nel progetto anche i privati. Dipende da cosa intende coinvolgiamo nel progetto i privati, perché noi dalla parte dell'Ecomuseo siamo un'associazione culturale, quindi facciamo la promozione a livello culturale, quindi tradizioni, usi, costumi e cerchiamo di capire un po' e facciamo un po' da coordinamento. Per quanto riguarda invece la produzione, per poi non so se Emilio di Slow Food riesce a intervenire, l'idea era quella di farlo diventare prodotto presidio Slow Food, quella deve essere certificata, quindi quella possono farla solo le aziende che hanno una partita IVA e quindi sono strutturate come aziende che possono essere anche controllate e certificate. La produzione privata rimane sempre in capo al privato, cioè non può il privato comunque conferire il prodotto oppure lavorarlo se non è appunto all'interno di questa organizzazione che si sta cercando di creare. Non so se ha risposto alla domanda della signora, mi sembra, che era su Facebook. Magari controllate se... Ho risposto, Margherita o Chiara? Se mi posso permettere, aggiungerei un dettaglio anche, Rita. Che, allora, io credo che oggettivamente non ci sia limite che sia un privato, un'azienda già organizzata. Se un privato lo vuole fare, lo può fare sottostando a quelle che sono le regole di un disciplinare di produzione o quant'altro. Noi nel percorso della Brovada, ecco perché ci abbiamo creduto tantissimo nella certificazione. Uno degli obiettivi era quello di rendere, tra virgolette, professionali o comunque ci devono essere delle regole per produrre. Siccome parliamo di prodotto alimentare che finisce nelle tavole delle persone,
Dico, è importante che questo prodotto venga ottenuto rispettando tutte le regole del sistema di produzione, quindi regole sanitarie, perché dico io magari posso fidarmi della persona privata che lo fa, però purtroppo viviamo in un sistema nel quale la merce gira, la globalizzazione ci porta un po' di tutto, quindi dico ci devono essere delle regole precise, quindi che sia privato o azienda. Bisogna sottostare a delle regole, in primis quelle sanitarie. Quindi, se un privato lo vuole fare, che lo faccia, basta che rispetti le regole. No, Ovviamente. quello che diciamo era stato detto appunto era che era un po' impossibile che un privato riuscisse insomma a stare dietro a tutto questo, quello che sono comunque le regole, nel senso che in ogni caso dovrebbe acquistare anche tutta una serie di prodotti che poi non lo so, magari possiamo anche informarci se dice sì, bon, c'è anche il privato, magari non ha 5 ettari di terreno, può seminare pestiferi, raccoglierlo e poi conferirlo, ma a quel punto sarà un po' più avanti, nel senso quando saremo arrivati a capire come fare anche l'organizzazione del mercato, nel senso che il pestiferio non è solo raccoglierlo, come raccogliere l'insalata, portarlo alle zucchine e portarla al produttore, ma anche tutto il discorso della conservazione, perché ha tutta una procedura di conservazione che deve comunque essere fatta in una determinata maniera, che non è appunto così proprio semplice. Però rispetto alla conservazione, volevo chiederti un'ultima cosa, perché abbiamo già sforato, io di solito dico un'ora, non di più, quindi abbiamo già sforato l'ora. Qualcuno dice, va bene, voi lo conservate, perché noi per tradizione lo conserviamo, quindi facciamo questo procedimento. Molti dicono, è molto buono anche mangiarlo così, quindi lo mangiano in insalata. Anche per l'approvato succede questo, cioè molti, perché ultimamente anche i cuochi che abbiamo sentito dicono, ma noi lo diamo anche fresco, cioè come prodotto fresco. Allora, normalmente conosciamo la brovada come brovada musette, brovada con il lesso, con le costicine. In realtà, ad esempio, nella zona di Udine, dove la rapa c'è una storia un po' più legata al territorio, la rapa, dopo la fermentazione, in osteria, la tagliavano a fette, fettine come le patate, ci mettevano del sale e mangiavano la rapa. Post macerazione, rapa fermentata, cruda, così com'è. E quindi c'è spazio per tutta la fantasia che la cucina può proporre. Quando abbiamo fatto il percorso di riconoscimento per l'ottenimento del riconoscimento della Brovada DOP, è stato fatto anche, si è collaborato anche con dei cuochi, i quali si sono sbizzarriti e hanno proposto delle ricette insolite, originali. Due me ne vengono in mente. Un antipasto dell'uvetta, del succo di mela e della brovada, la fattuccina grattugiata, quindi condita, ed era un antipasto contorno che era assolutamente gradevole. È chiaro che quando parliamo di rapa o pestì di turno, parliamo di un prodotto fermentato tendenzialmente acido e quindi non incontra il gusto di tutti i palati. Però, ripeto, se io dico sempre. Ti piace l'aceto, ovvero non ti disturba l'aceto? No, mi piace. Quindi la brovada la puoi mangiare. Altre prove erano state fatte con il pesce, mi ricordo in particolare, il branzino marinato, il filetto sfilettato marinato, e quindi con il contorno delle fettuccine di rapa, di brovada cruda. Ed era gradevole, in fin dei conti la brovada, la rapa, diventa un sottoaceto, un contorno, è che noi siamo abituati a immaginarla con una veste, col classico musetto cotechino oppure il carni grasse, però può essere sviluppata. L'altro giorno stavo parlando con mia moglie, ho detto, non so che cosa stavamo guardando, ho detto, potremmo immaginare di fare i ravioloni ripieni di pesce e brovada, quindi di cruda. E quindi hai questo confronto, questa acidità con questo dolciastro del pesce, quindi perché no? Non c'è nessun limite, assolutamente. Ci vuole Quindi tanto. possiamo solo sbizzarrirci. Va bene, allora ringrazio moltissimo Stefano, è sempre stato un piacere comunque sentirti sempre, perché sei sempre molto competente. Ringrazio chi ha partecipato ed adesso organizzeremo più avanti altri incontri.
incontri sempre su queste, sul tavolo erbe a gennaio, quindi seguiteci, parleremo di tante piante, fiori, ma anche animali del nostro territorio, delle peculiarità, e ci fermiamo un attimo per il Natale, perché chiaramente in questo periodo bisogna rispettarlo, e poi ci ripartiremo a gennaio, tra gennaio, febbraio e marzo, visto che comunque più o meno stiamo bene anche in casa, chiusi in casa, e riusciamo comunque a parlarci, a sentirci, anche a vederci. Ed dice, chiede Lisetta quando si farà la presentazione del libretto Prestige, che abbiamo annullato tra giovedì e domenica. Non lo sappiamo ancora, non abbiamo un'altra data, e non credo durante le feste di Natale, poco più avanti. Il libretto comunque è pronto, quindi aggiornato anche rispetto a quello precedente. Se lo volete, potete chiedere all'Ecomuseo che ve lo spedisce dietro un piccolo contributo da dare all'Ecomuseo. Ringrazio Stefano per la sua collaborazione, non solo per questa sera, ma anche per averci dato fornito le rape per poter fare l'esperimento di Cimolais, che è stato molto apprezzato da tutti, nel senso che fare la raccolta in prato, poi fare la conservazione e poi anche la degustazione. Ringrazio la Procop di Cimolais e l'associazione intorno alla RIN che gli hanno collaborato, i sindaci che ci hanno creduto, l'Ecomuseo che io rappresento e che fa da collante, fa da coordinatore. Ringrazio Margherita e Chiara, sempre molto disponibili, che senza di loro non apriamo niente di questa cosa, nel senso che aprire stanze, chiudere stanze su Zoom e su Facebook, eccetera. Quindi ringrazio tutte loro. Ed arrivederci la prossima volta. Buon Natale a tutti e buone feste, ed passatela bene. Ciao ciao. Ciao ciao.